Quando la paura ti assale, alla fine la perdi. Ce la siamo fatta e disfatta da soli, no? Sembra che l'avete visto, quindi. Al di là del fatto che la squadra che trovavamo, sapevamo che era una squadra che potesse combattere, ma l'ha fatto sempre. Anche quando a Trieste è andata sotto di 20 punti, poi alla fine ha giocato la partita punto a punto. L'ha giocata a Barcellona perdendo al supplementare, l'ha persa con Pistoia al supplementare, per cui è una squadra che se la gioca sempre, è fatta così perché ha due guardie imprevedibili. Ma al di là di quello poi credo che abbiamo messo molto del nostro, gli errori, ma non solo gli errori nel finale, perché poi ci ricordiamo tutti quelli del finale e non è così, perché ne abbiamo commessi tanti. Però questo è il momento dove è inutile raccontarci troppe cose, bisogna lavorare e guardare avanti. Io sono di questo avviso, perché quando le cose ti vanno così, che il nostro calendario ha fatto sì che al ritorno qui, al di là di tutti i problemi fisici che abbiamo avuto in settimana e che abbiamo pagato poi alla fine, al ritorno qui la partita diventasse una partita per noi importante, per cui alla fine una partita che potevamo chiudere facilmente ce la siamo complicati, ma questo è dovuto anche al momento, al fatto che magari non ci sblocchiamo, al fatto che dobbiamo trovare una vittoria e acquisire più certezze e più sicurezze, e in questo momento non ne abbiamo, per cui in questi casi solo lavorando possiamo superare il momento. È un si domanda se il primo, come si fa a perdere una partita del genere, spiegando che il primo è una squadra che arriva sempre fino alla fine, però insomma, il tasso tecnico di Fiorentina è comunque superiore. Sì, ma il tasso tecnico anche di tutte le altre squadre è superiore e poi alla fine se la giocano sempre. Qui magari la vincono e noi la perdiamo perché magari siamo inferiori alle altre squadre che ci hanno vinto. Ma al di là di quello, io credo che, cioè, è chiaro che se tu sbagli un tiro da sotto, se tu l'ultimo rimbalzo, voglio dire, guardi la palla, cioè siamo parlando di cose normali, banalissime. Che vi devo dire, un tecnico regalato, mi spiegate perché gli devono regalare un tecnico, perché hanno fischiato tecnico a Pongetti a 2 minuti e mezzo alla fine, per quale motivo? Cioè, qui possiamo parlare di tutto e di tutti, siccome poi oltretutto dovrei aprire una pagina, ma da 7 partite a questa parte, che mi sono un po', oltretutto sono deluso, insomma, però non è il caso, perché quando uno perde non deve stare a parlare dell'aspetto arbitrale, ha perso e si guarda gli errori propri, rifletto su tante cose che ci accadono. Al di là di quello che può essere la differenza tecnica, ammesso che ci sia, perché poi i valori in campo, ma ogni partita va giocata fino alla fine. E noi abbiamo commesso errori e alla fine probabilmente il pallone ci è pesato di più, abbiamo avuto più paura, anche a prendere la palla alla fine, perché potevamo prendere benissimo la palla ma non l'abbiamo presa nella rimessa. No, a volte, no, spesso è di quelli che non leggono le situazioni che gli si creano sul momento, perché lì la difesa fa una scelta, deve essere capace di reagire alla scelta che ha fatto la difesa. Al di là della scelta che tu puoi disegnare utilizzando un blocco, ma nel come utilizzi il blocco poi è il momento che ti deve dire, è la lettura istantanea che il giocatore deve avere. Quindi a volte c'è responsabilità di chi passa la palla, a volte c'è responsabilità di chi si muove e utilizza i blocchi. In questo caso no, non posso dirlo perché sennò dovrei tornare indietro, sono situazioni diverse, perché sennò qualcuno mi fa riferimento a un'altra partita, ma un'altra partita c'è una responsabilità di un giocatore in una determinata situazione, oggi a mio avviso è di un altro. Però adesso è inutile, cioè dico quello, quell'altro, abbiamo perso. Allora ti dico l'episodio chiave, magari il tiro da sotto che abbia il rigore che ha sbagliato Francesco può essere per una partita, cioè di episodi chiave. Non abbiamo fatto dei tiri completamente aperti e ci siamo messi a palleggiare, parlo dei giocatori americani, in due si sono, nel momento importante della partita, abbiamo aperto un tiro da 3 punti, il momento da farlo non l'abbiamo fatto, ci siamo messi a palleggiare. Quello è un errore grave, perché in quel momento, tanto poi ci andiamo a prendere un tiro forzato, è un controsenso. Se un giocatore ha un tiro libero, in quel momento, se ha gli attributi, se lo prende. È inutile che si mette a palleggiare per poi prendersi un tiro forzato. Quella è un'altra pallacanestro, se uno è libero tira. Poi se sbaglia, se non è capace, si siede, ma quello è un'altra cosa. Però non fa il tiro con l'uomo addosso. Però la rimessa, si può dire su per chi era disegnata? La rimessa era da mettere innanzitutto la palla in campo. Perché? Perché l'avversario ha 3 falli e sicuramente su quella scelta là fanno a fare fallo. E ti fermano, non vogliono farti tirare. Sulla seconda rimessa, al di là che avevamo un altro time out a disposizione, me ne ho tenuti proprio per l'ultimo minuto perché avevo visto com'era la situazione, avremmo fatto una scelta diversa. Però la palla in campo andava su una delle guardie.
Ma al di là di tutto la palla poteva essere presa in quella situazione da tutti e tre, perché io ho detto a tutti e tre gli esterni che si sono mossi intorno a Lorenz, che erano prima Gurini, poi James e successivamente Lamin, tutti e tre avrebbero potuto prendere la palla. Pertanto lì andava sistematico il fallo, chi appena prendevano la palla era fallo, era quello aspettavamo, eravamo in vantaggio, non penso che ci lasciavano la palla, lei che dice, non so, io penso che avrebbero fatto fallo. Lei dall'altra parte, se sta sotto a 14 secondi alla fine, fa fallo o no? Sta sotto o mi fa giocare 14 secondi, io mi tengo la palla, non tiro, ho vinto la partita, sto avanti io. Quindi penso che l'avversario gioca per il fallo in quel momento là. Quindi io devo mettere la palla in campo e poi gioco l'ultima rimessa. Giustamente tu dici l'unico modo per uscire da questa situazione è lavorare. Non ne abbiamo dubbi su questo e ripeto, per noi questa settimana è stata particolarissima, perché tra infortuni e cose varie veramente ci siamo dimenticati il 5 contro 5 in settimana. Però questo ciò non toglie, per come eravamo partiti, che potevamo giocare una partita diversa e chiudere in modo diverso. Sei continuo ad essere convinto che problemi di approccio, problemi di scarsa attenzione, problemi di anche di scarsa comprensione del campionato italiano siano superabili per almeno due elementi degli americani del tuo roster? Ma i due lunghi mi sembra che fino ad oggi hanno dato un rendimento tutto sommato soddisfacente. Americani? Sì, parlo dei lunghi americani. Così apro apro su tutti e tre, e parlo di tutti e tre. Quindi voglio dire, poi ci sta che possono giocare più o meno bene all'interno di una partita. Di sicuro la guardia è stata a oggi quella un po' più deludente, quindi la riflessione che facciamo noi, che comunque l'abbiamo preso e quindi facciamo una nostra riflessione, io personalmente la faccio perché ho visto un giocatore e oggi caratterialmente ne conosco un altro, ma purtroppo i giocatori li devi allenare per sapere come sono, non c'è niente da fare. Questo succede anche per gli italiani, figuriamoci se ciò non succede per giocatori stranieri che non sono stati mai in Italia, per cui le difficoltà ce l'hanno loro, ce l'ha Lamin, ma ce l'ha Gurini, nonostante oggi abbia fatto una discreta partita, ma poi, voglio dire, i problemi, gli errori li abbiamo fatti tutti quanti, ma le difficoltà ce l'hanno anche le guardie italiane, non è che ce l'ha solo Lamin, per cui tutti quanti devono applicarsi un po' di più su questa cosa. Il discorso riammissione Napoli sembra sempre più probabile, potrebbe anche ulteriormente peggiorare le cose, anche in termini di psicologico. Il fatto che sarà ufficiale che si giocherà per non retrocedere. Sì, sì, ma il campionato è lungo, ma meglio così. Non è un problema quello. Noi giochiamo tranquillamente le nostre partite e andiamo avanti, perché la strada è quella. Abbiamo trovato momenti di difficoltà anche nel passato, io personalmente li ho sempre trovati in tutti gli anni, prima o dopo vengono fuori sempre, per cui c'è un metodo a questa cosa, continuare a lavorare con molta serietà, quindi, e rispettando soprattutto chi ti dà la possibilità di fare questa attività. Franco, una cosa tecnica di questa squadra sembra essere proprio i continui errori di ingenuità, sì, che poi alla fine condizionano i risultati, sì, delle partite. Sì, sì. Ma è una cosa che può essere poi un problema. Con il lavoro si riesce a. Beh, per alcuni sicuramente un aspetto caratteriale, no? Di uno stato d'ansia che qualcuno ha più o meno rispetto agli altri. Per qualche giocatore, secondo me, sicuramente c'è un aspetto da migliorare, che è quello all'interno del gioco di situazioni di lettura, che magari si va a complicare la vita in determinate situazioni e fare un errore banale quando probabilmente poteva fare una scelta precedentemente se avesse letto bene la situazione. Io capisco che per alcuni ci può volere del tempo, però noi siamo pazienti e lavoriamo, però poi ci arrabbiamo anche. Ma lei mi sembra perplesso sulla risposta che ho dato sul time out, non era convinto del fallo di Imola? No, io... No, io non so se... Che penso che avanti stavamo noi di un punto ancora, quindi... Non vedevo altra scelta. No, siccome la vedevo perplesso, scusi, se gliel'ho chiesto, forse non ero stato esaustivo. No, volevo fare un'ultima domanda, insomma, che sì. Dire in questi casi, quando si parla con la squadra ultima in classifica, volevo sapere se l'allenatore in questo caso si sente tranquillo. No, rispondo io. No, ma io non ho problemi a rispondere, guardi. Come il compagno stava, io l'avrei fatto a te la domanda, però è tranquillo. Ma io personalmente. Come ho detto ai giocatori, che per uscire dai momenti di difficoltà non c'è altro che una strada, che è quella del lavoro. Quindi io tranquillamente continuo a lavorare, ma sono tranquillo in questo senso, perché poi le nostre idee ce le scambiamo sempre, per cui siamo molto vicini nei nostri confronti.
Poi può accadere tutto nella vita, voglio dire, ma non credo che questo sia il caso, insomma, però, secondo me, non è il caso, però, ti devo dire. Franco, in virtù del fatto, ma speriamo che il meno possibile, per qualche settimana Righetti dalla stagione, no? Sì. Le due scelte su Carrizo e riferimento proprio alla partita di quest'oggi su Basei, sono state... Il discorso di... No. Sono ormai quasi generali. Innanzitutto Carrizo gioca, poi può giocare più o meno bene, se sta in campo lo chiamiamo in campo, gioca, se tira fa canestro va bene, se no farà un'altra cosa, se non la fa si siede, ma non è quello il problema. E lo stesso ritengo di Basei, non è il problema che abbiamo, se Peregin gioca così obiettivamente, è chiaro che Basei magari trova meno spazio, secondo il mio punto di vista. Oltretutto perché in determinati momenti preferisco giocare con Luca, per tanti altri motivi. Ma perché mi dà anche sicurezza per determinate situazioni, essendo un'ala alta, uno che può ricoprire più ruoli e può fare tante cose. Per il tipo di giocatore che è, perché ormai lo conosco e quindi non ritengo sia quello il nostro problema, detto nudo e crudo. L'idea di Manuel era quello di praticamente era il nostro sesto esterno in partenza, quindi rimane tale a oggi. Noi eravamo partiti con Manuel da sesto, addirittura Parillo è arrivato alla fine quando abbiamo costruito la squadra. Però tutte e due troveranno spazio e troveranno spazio, anche lo stesso Parrillo che da venerdì comunque ha iniziato a riallenarsi, per cui sicuramente in un momento così dove abbiamo un esterno in meno troverà spazio all'interno di una partita. Poi dipende da come va la partita, se decidiamo più o meno di farlo giocare in base ai giocatori che sono in campo, agli avversari, allo stato di forma del giocatore. Carrizo sta tutta la settimana fermo, quindi voglio dire, non si è allenato martedì un'ora e basta, quindi poi era stato fermo tutta la settimana, se parliamo proprio di uno specifico. Per quello che riguarda il lungo, credo che la prestazione di Peregin, obiettivamente, non penso sia da discutere. Cioè, poi anche sull'ultimo rimbalzo, adesso lo rivediamo, ma in realtà poi l'accoppiamento era diverso da parte dei lunghi. È chiaro che due piccoli erano andati sul tiro, poi siamo rimasti a guardare troppo la palla. Se quella palla avesse magari ritoccato meglio il ferro, non lo so, sarebbe stato diverso. Però adesso il senno di poi è andato, non devi stare a parlare. Quanti limiti caratteriali della squadra, dove pensi che bisogna migliorare? Perché l'identità comunque della squadra non è sbagliata. Ma la squadra quando gioca anche a Brescia, quando ha giocato anche a Trento, anche a Trieste, quando la squadra gioca riesce a stare avanti a tutte le altre squadre. Poi magari in alcuni momenti quando acquisiamo un determinato vantaggio non abbiamo una buona gestione di alcuni palloni, pensiamo che il vantaggio ci possa far sparare il nostro tiro quotidiano, invece a volte non è così perché poi alla lunga lo paghi. Cioè qualcuno pensa tanto siamo 10 punti avanti, adesso posso tirare al di fuori di un determinato sistema. Quindi quando avviene quello probabilmente poi cominci a prendere un parziale di 3-5 punti e riapri la gara. Queste sono le cose che dove andiamo a colpire e dove pecchiamo. Ma è anche un po' secondo me un aspetto soggettivo di in alcuni casi di egoismo puro. Perché qualcuno dice mi sparo il mio tiro perché ora mi tocca e non pensa alla squadra. Noi per esempio abbiamo gestito l'ultimo pallone nella fine del terzo quarto in modo dissennato. Avevamo l'ultimo tiro, non l'abbiamo neanche fatto. Guarino basta in cabina di regia o si rischia di farlo arrivare spesso corto di fiato nel finale? Stasera è stato alternato tanto, ha giocato di più Tomassini, poi al di là del fatto di come abbia giocato, però ha giocato tanto. Guarino con 3 falli si è seduto, quindi è stato parecchio fuori rispetto alle altre partite. Poi valutiamo tutto, adesso insomma stiamo un attimo, dopo la partita siamo amareggiati e possiamo fare anche qualche errore di troppo, poi ci sediamo un attimo, riflettiamo e vediamo che dobbiamo fare. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie.